politico è quello che io chiedo a Antonio Blasioli, che è stato assessore alla mobilità del comune di Pescara, che segue dunque dall'osservatorio del comune, del gruppo consigliare del Partito Democratico, anche le vicende che investono la città, insomma, di porre anche delle questioni anche qui tecniche specifiche su cui poi proseguire sulla tavola rotonda, ovviamente. Tanto grazie. Sapendo chi dovrà intervenire dopo di me, mi sento un pochino emozionato perché sicuramente non sono all'altezza, però sono sintetico, questa è una dote che mi riconosco. Io volevo ringraziare tutte le persone che sono intervenute questa sera, i sindacati, le associazioni, anche le società che si occupano di trasportistica nella nostra regione, perché è un segnale di attenzione verso qualsiasi discussione aperta, quella che facciamo questa sera. E volevo ringraziare anche l'onorevole Vincecco per aver organizzato questa bella riunione sui trasporti, che sono una componente importante della vita di ciascuno di noi, che tocca molto più di quello che noi pensiamo la vita di ciascuno di noi. Noi ci occupiamo molto a Pescara delle problematiche che riguardano la mobilità, l'inquinamento, eccetera, ma il trasporto è una componente essenziale, è una delle libertà principali che riguardano lo spostamento, e quindi va da sé che è importante trattarlo. E volevo ringraziare Vittoria, anche perché questa sera non mi sembra, proprio per il tenore degli interventi delle persone che verranno dopo di me qui a parlare, mi sembra più una riunione per una base operativa per il futuro, per costruire il futuro della trasportistica di quest'area vasta di riferimento che è l'area metropolitana di Pescara, della nostra provincia e della nostra regione, più che un resoconto delle cose fatte. Ed è per questo importante anche la presenza, che si spera arriverà il prima possibile, proprio parliamo di trasporti di ritardo, quindi è connaturata quella dell'onorevole Iannuzzi, che è il presidente del gruppo del Partito Democratico alla Commissione Trasporti della Camera, quindi una persona autorevole alla quale noi abbiamo l'obbligo di rappresentare la fotografia dei trasporti, dei movimenti nella nostra regione, nella nostra provincia, affinché se ne faccia portatore poi a livello nazionale. Ma penso che anche il ritardo che sta affrontando sia, da un certo punto di vista, eloquente per quello che c'è ancora molto da fare. Spot, velocemente, nel 2010 noi organizzavamo al Teatro Sant'Andrea qui dietro una bella iniziativa con il sindaco di Bari, Michele Mignano. La organizzavo io in particolare, ex assessore ai trasporti del comune di Pescara, e cominciavo la relazione, la sono andata a riprendere qualche giorno fa, con i dati del 2010 dell'Istituto Tagliacarne, dati ripresi dal Sole 24 Ore, che a proposito della provincia di Pescara ci descrivevano come la seconda provincia del sud Italia per grado di infrastrutturazione, secondi soltanto a Napoli. Strade, autostrade, porto, porto turistico, interporto, aeroporto, erano, diciamo, dei dati eloquenti per il grado di infrastrutturazione di Pescara. Discutevamo nel 2010 in quell'assemblea di una delle realizzazioni delle infrastrutture dell'ultimo miglio, a proposito per esempio dell'interporto. A distanza di due anni la situazione è quella che tutti noi conosciamo: il porto di Pescara è chiuso, quindi stoppati qualsiasi possibilità di collegamenti con l'est, eppure noi siamo il porto davanti a quello di Ploče in Croazia, il porto principale, diciamo, in questa trasversale. Bersani, quando è venuto qualche giorno fa, ha detto che è uno scandalo quello del porto di Pescara chiuso così, ma tutti parlano di porto, di aeroporto e di gomma. Io mi voglio soffermare un attimo su quello che concerne i trasferimenti su ferro, perché alla politica noi dobbiamo agli anni 60 e 70 una infrastrutturazione molto legata sulla gomma, sulle autostrade, eccetera, e pochissimo sul ferro. Donato prima ci ha fatto un intervento ad hoc su questo, lui è stato assessore per 8 mesi, si è occupato anche dell'infrastrutturazione ferroviaria, portando avanti, anche se non con una deliberazione, ma con una delibazione, un importante progetto di raddoppio ferroviario fino a Scafa. Ecco, voi dovete sapere, cose che non tutti sanno, forse gli addetti ai trasporti sicuramente sì, che nella città di Pescara i collegamenti notturni sono ormai quasi impossibili. Le ferrovie ci concedono il passaggio dei treni nella città di Pescara
i treni si fermano, fanno entrare il personale delle società di pulizie, non fanno salire a bordo le persone a Pescara. E un treno verso il nord e un treno verso il sud, è l'unico che si ferma nella città di Pescara, con vagoni tutti quanti vagoni letto, un solo vagone passeggero, con normali ritardi e sovraffollamenti che si creano e che noi leggiamo, abbiamo letto anche qualche giorno fa, rispetto alla stazione di Porta Nuova. A questa situazione, che riguarda il 90% della trasportistica su gomma, perché è quella che riguarda le linee adriatiche, la parte tutta quanta dalle Puglie per raggiungere il nord e viceversa, il comune di Pescara e il presidente della provincia hanno reagito inviando a Trenitalia un telegramma. Questo è, diciamo, il grado di peso politico che abbiamo a Roma. E allora, per dirla tutta, nel 2016, gli annunci forse ce lo dirà successivamente perché riguarda anche la sua Salerno, noi avremo l'alta capacità che collegherà Foggia, Napoli, Roma e Milano. Significa che il 90% dei trasporti, quelli che riguardano la direttrice adriatica e che partono dalle Puglie verso il nord e viceversa, non passerà più per Pescara. E quindi rischiamo ancora di più un isolamento, perché sarà molto più veloce e molto più comodo passare sulla direttrice tirrenica e centrale. A 2 anni di distanza da una grande provincia infrastrutturata abbiamo questa situazione. In questi 2 anni, ecco, il quadro che c'è qui della figlia di Orio, che è una bellissima tela di Michetti del 1895, descrive molto l'atteggiamento che hanno avuto le classi politiche di riferimento, governative. Sono stati a guardare un'opportunità che passava, come quei pastori guardano quella pastorella. Ecco, io penso che oggi si mette un punto e si ricomincia, come diceva Donato Di Matteo, per cercare di fare qualcosa di importante per la nostra regione, la nostra provincia e per la metropolitana di Pescara. Grazie.